Buonasera e bentornati nella Casa del Diavolo. In questo video parleremo delle ultime notizie sul mercato, non tanto, ma c'è qualcosa da dire. Parleremo della conferenza di Stefano Pioli e faremo una... ci diremo due parole, o meglio, vi dirò due parole, vi dirò un mio pensiero su quello che il Milan è, quello che il Milan sarà e quello che il Milan ha bisogno di fare, ma soprattutto quello che il Milan ha bisogno dei suoi tifosi, ragazzi. Perché se no è inutile cercare di definirsi tifosi quando di fatto il tifo non sapete neanche dove sta di casa. Ragazzi, ricordatevelo, vi do un suggerimento. Questo canale, come sottotitolo, si chiama Gli Ultras del Tubo. Quindi cercate di capire la mentalità che c'è su questo canale. Ciao ragazzi, vi voglio bene a tutti e sempre forza vecchio cuore rosso nero, ciao! Ale, Ale, Milan, Ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Ale, 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 Milan, Ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Ci facciamo i chilometri a piedi con la bici bucata, col diavolo in fondo al cuore. Ci facciamo i chilometri, oh, superiamo gli ostacoli col diavolo in fondo al cuore. Buonasera ragazzi e bentornati a Spasso col Tringa. Direi che sono abbastanza sfortunato, sono in giro in bici, ho bucato, quindi devo andare piano piano e per arrivare a casa, insomma. Non chiamo nessuno, potrei farmi venire a prendere, ma non me ne frega un cazzo. Me la faccio con la ruota bucata, poi quando arrivo a casa butto la bicicletta. No, sto scherzando. Andrò piano piano, ma nel frattempo ci facciamo un paio di chiacchiere, ragazzi. Oggi c'è un po' di cui parlare, si torna a parlare di campo. Prima conferenza di Stefano Pioli, ragazzi. Stefano Pioli sempre con la sua grande determinazione, uno Stefano Pioli sicuro, sicuro di se stesso, sicuro, sicuro della squadra. Parla di una bella evoluzione della squadra, una squadra cresciuta, una squadra più matura, una squadra ambiziosa e una squadra soprattutto consapevole, ragazzi. La consapevolezza, essere consapevoli della propria forza, essere consapevoli dei propri mezzi, può portare tante cose buone a questa squadra. Una squadra di ragazzi giovani, una squadra che senz'altro nell'arco della stagione troverà delle insidie, troverà delle difficoltà, ragazzi, ma Stefano Pioli dice una cosa molto molto importante. Ragazzi, l'importante è scendere in campo per vincere sempre. Poi, indipendentemente da quello che succederà, dal risultato, l'importante è che questi ragazzi scendano in campo sempre per vincere. Perché se scendi in campo per vincere, hai il 51% rispetto agli altri di portarla a casa, sempre. Chi scende con più ambizione, chi scende con più grinta, chi scende con più caparbietà in campo, ha sempre l'1% in più dell'altro di portare a casa la partita, sempre. Stefano Pioli ha parlato principalmente di quello che è la partita di domani con la Samp. Tante domande anche sul mercato, ma ragazzi... Io non so i giornalisti che cosa si aspettavano, di cosa parlasse Stefano Pioli. Stefano Pioli di fatto non fa il mercato, sicuramente ha parlato con la società e una frase che ripete spesso e volentieri è: se ci saranno delle occasioni, la società sa cosa manca. Stefano Pioli ha chiesto dei giocatori, quelli che probabilmente ha chiesto sono anche arrivati. Se la società riuscirà a fare qualcosa sulla tre quarti la farà, questo è sicuro, ma senza svenarsi, ragazzi. Ho fatto il video short di prima, io non penso che serva un quoziente intellettivo
superiore alla media per capire che un giocatore come Bernardo Silva non può arrivare al Milan, ragazzi. Poi possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, dire ah, perché no, perché sì. Io, se volete sognare, ragazzi, sognate. Però dico anche che ci siamo stancati di farci prendere in giro dalla classe mediatica italiana. Cioè, qua tutte le volte che si parla di Milan sembra che succedano cose strane quando, per la verità, probabilmente, ragazzi, quando si parla di una trattativa lunga per Florenzi, qualcuno si dimentica che l'Inter sta trattando Nandes da 2 mesi. Quando si parla di rinnovi lunghi per Kessié, Romagnoli, eccetera, qualcuno si dimentica che l'Inter e la Juve stanno trattando con Dybala e Lautaro Martinez da dei mesi. Quando si parla che il Milan perde Donnarumma e Çalhanoğlu a zero, vi ricordo che anche Messi è andato via a zero. Tanti giocatori sono andati via a zero in questa stagione. E io, quando sento parlare gli interisti, io quando dico che sono i più convinti e meno vincenti della storia, è proprio per queste situazioni qua. Caso strano, allora, fino alla scorsa stagione Çalhanoğlu era uno scarpone, il Milan aveva un trequartista, ma non solo per gli interisti, per la classe mediatica italiana. Çalhanoğlu era chiamato Çapanoğlu, il Milan aveva un trequartista che aveva i piedi, che non aveva i piedi, non segnava mai, non faceva niente, era un giocatore che rallentava tutto. E a difendere Çalhanoğlu eravamo sempre i soliti. Sapete che io sono sempre stato un estimatore di Çalhanoğlu e per me non è una novità vedere Çalhanoğlu così. Perché Çalhanoğlu ha fatto vedere, da quando c'è stato Stefano Pioli al Milan, Çalhanoğlu di fatto è sempre stato quello, soprattutto nel 2020, è stato il giocatore che abbiamo visto ieri sera all'Inter contro il Genoa. Se posso fare una considerazione, non che mi interessi farla sulla partita di ieri dell'Inter, ragazzi, il Genoa è sceso in campo con la primavera. Il Genoa aveva in campo, non so, però veramente, cioè, va bene, l'Inter ha giocato bene, questo non glielo toglie nessuno, perché comunque 11 giocatori era l'Inter e 11 giocatori era il Genoa. Però il Genoa non so cosa ci stia a fare in Serie A. Secondo me è una squadra che in questa stagione, se va avanti con i giocatori che abbiamo visto ieri, è una squadra destinata a retrocedere. L'Inter poteva fargliene 8 di gol ieri. Se non li ha fatti, è perché probabilmente 4 gol al Genoa di ieri sono addirittura pochi, ragazzi, perché 4 gol al Genoa di ieri si possono considerare anche pochi, a dirla tutta, perché anche se l'Inter ha avuto tutte le sue occasioni, gol annullati, tutto quello che vogliamo. Ma torniamo a parlare di Milan, che a noi degli altri non ce ne frega un cazzo. Allora, io sto vedendo veramente, io a leggere i commenti di oggi ho visto una discussione lunghissima di tanti del canale che rispondevano a un commento fatto da un ragazzo che io tengo d'occhio da un po', ragazzi. Ascolta, abbiamo capito di chi stai parlando. Hai l'immagine di Paolo Beltramo. Allora, ti spiego una cosa. Questo canale si chiama Gli Ultras del Tubo, quindi si cerca di avere una certa mentalità. Io sto vedendo pessimismo e sto vedendo che state vivendo, soprattutto stai vivendo il mercato in una maniera angosciosa, e io, se fossi in te, mi vergognerei. Io dichiararmi tifoso del Milan e poi dire certe cose, io mi vergognerei se fossi in te. Quindi, guarda, io ti chiedo una gentilezza, perché sei una brava persona e non voglio neanche avere discussione con te. E sono sicuro che prima o poi l'avremo io e te. Io tante volte mi mangio la lingua con te perché vorrei darti certe risposte, però il canale si è evoluto e tante volte evito perché comunque voglio essere un po' più professionale, tringa, non trattare male la gente. Va bene, non, però, fratello, questo probabilmente non è il canale per te. Probabilmente io e te non potremo mai parlare di calcio. Però faccio questo discorso a lui, ma però faccio un discorso anche più in generale. Ragazzi,
Allora, il calciomercato è importante, perché il calciomercato è importante, però io penso che il Milan abbia fatto con gli innesti di Bakayoko e Pellegrini il probabile arrivo di Adli, che qualcuno lo dà più lontano, ma ragazzi, Adli sarà il giocatore che di fatto arriverà negli ultimi giorni. Il Milan quello che doveva fare sostanzialmente lo ha fatto. Il Milan arriverà a spendere quasi 100 milioni per il calciomercato, perché una settantina sono partiti prima, ancora qualcosa andrà via adesso. Quindi dagli 80 ai 100 milioni il Milan li avrà spesi. Se poi voi venite a dirmi che la Roma, il colpo migliore del mercato è Abraham alla Roma, pagato 40 milioni, allora se quello è il miglior colpo del mercato, voglio dire, non l'hanno pagato una nocciolina e due pacchi di patatine, l'hanno pagato 40 milioni. Abraham ha una certa responsabilità, dovrà dimostrare di valergli quei soldi. Io dico che il miglior colpo di mercato di questa stagione è stato Tomori, che l'abbiamo pagato 28, già oggi ne vale 40. Il miglior colpo di mercato potrebbe essere Giroud, che quest'anno io sono convinto che andrà in doppia cifra, ma abbondante. Un grande colpo di mercato potrebbe essere Pellegrini, perché Pellegrini è un giocatore che nessuno può discutere come a livello tecnico, perché chi discute Pellegrini è uno dei più grossi prospetti italiani. Il Milan di fatto fa un'operazione in questo senso, un diritto di riscatto che può diventare obbligo, e se non dovesse andare bene, già solo che Pellegrini farà 5 partite col Milan, dai 6 milioni ne varrà 10. Quindi fai 2-3 milioni di plusvalenza. Questo è un colpo alla Paolo Maldini. Paolo Maldini sta dimostrando di essere il miglior dirigente che c'è oggi in Italia. La società Milan sta lavorando molto, molto bene. Ma torniamo al campo, ragazzi. Stefano Pioli ha parlato di ambizioni, ha parlato di una continuazione del progetto, ma non bisogna soffermarsi al progetto iniziale. Il Milan si evolve, il Milan va avanti, i giocatori hanno un anno in più, l'esperienza va su, conta molto su Leao e Tonali, che ha trovato molto cresciuti tutti e due. E niente, ragazzi, è ora di pensare al campo. Vivete il calciomercato troppo troppo male, troppo ansiosi, probabilmente siete miliardari e non avete capito qual è il problema economico che c'è oggi. Ma non nel calcio, in qualsiasi cosa. Ragazzi, non scherziamo, non è una situazione semplice, no? Quindi capite che è una situazione difficile per tutti quanti. Probabilmente la Roma sta facendo quello che ha fatto l'Inter nella scorsa stagione. Tanto la Roma sa che non è una squadra da cicli, un po' come l'Inter. E ragazzi, è la storia che parla di queste cose. La Roma e l'Inter vincono un anno, cercano di vincere un anno, poi l'anno dopo vanno allo scatafascio perché di fatto rischiano di fallire, no? E la Roma sta facendo un po' quello, a Faraolini in questa stagione, prende Mourinho, prende Abraham, prende questo, prende quell'altro, spende un sacco di soldi. Se la Roma vincerà, fallirà lo stesso perché sta spendendo un sacco di soldi e non può permetterselo, perché la Roma ha tanti soldi. Oggi, quando avete scritto quel messaggio lungo e dite: ah, la Roma con tutti i problemi che ha spende 100 milioni, 150 per il mercato. Bravi, bravi. Così la Roma, se per caso quest'anno non riuscirà a fare quello che pensa, fallirà, perché sarà un fallimento sportivo ed economico. Ecco, il Milan è un progetto a lungo termine. Se non l'avete ancora capito, mettetevelo in testa. Ma ve l'ho detto, voi chi fa questi discorsi non è un tifoso del Milan, non si può definire un tifoso del Milan, e io mi vergogno, mi vergogno, mi vergogno per te, mi vergogno per chi la pensa in questa maniera, che non riesce a capire quello che realmente vuole fare il Milan, quello che realmente vuole fare Paolo Maldini e quello che realmente vuole fare la società. Abbiamo un mister che può veramente essere il migliore, perché ragazzi, qualsiasi altro allenatore si sarebbe messo a battere pugni perché non.
Invece no, Stefano Pioli ha la soluzione sia se arrivano i giocatori, ma ha la soluzione anche se non arrivano. Stefano Pioli, come vi dico io sempre, non punta mai il dito, trova le soluzioni. Cercare la soluzione e risolvere i problemi è da intelligenti. Puntare il dito non serve a niente. Puntare il dito lo fanno quelli brutti in tribunale, quella gente lì fa quelle cose lì. Non è bello puntare il dito, è colpa di questo, è colpa di quello. Bisogna cercare e trovare le soluzioni. Questa è la cosa che deve fare il nostro allenatore. Questo è quello che mi piace fare a me su questo canale, discutere cercando di capire i problemi e trovare, parlando fra di noi, fra tifosi, per quello che può valere, di soluzioni. Capire in che direzione può andare il Milan per cercare di risolvere questo o quell'altro problema. Non dire colpa di questo, è colpa di quello, il fondo Elio. Perché così veramente risultate soltanto dei grandi, scusatemi la parola, ma dei grandi ignoranti. Non è una parolaccia, ignoranti. Gente che ignora è gente che non capisce, non vuole capire quello che realmente è oggi il Milan. Una squadra giovane, una squadra ambiziosa, una squadra con un progetto. E ragazzi, domani andiamo a rompere il culo alla Sampdoria, che questa è la cosa più importante, la cosa che interessa di più a tutti. Ragazzi, buona serata a tutti, vi voglio bene, sempre forza vecchio cuore rosso nero. Ciao!